Fin da quando sono piccoli, tutti i maghi e le streghe sognano di sfrecciare in cielo come i loro idoli. Tutti ci siamo chiesti, pensando al Quidditch, ho la stoffa che serve per essere una stella del Quidditch. Per battere gli avversari più forti. Per difendere i miei sogni a tutti i costi. Per cacciare via tutte le avversità. Per cercare la vera e propria gloria. Perché un giorno quel sogno potrebbe diventare realtà. La strada non è sempre facile. Ma se risali sulla scopa quando cadi e hai fiducia nei tuoi compagni, il Quidditch è magico. Quindi chiediti ancora, hai la stoffa per farcela? Hai lo spirito giusto per primeggiare nel Quidditch? Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Proviamolo. E oggi proviamo insieme Harry Potter Campioni di Quidditch. È uscito proprio oggi ragazzi, quindi se ce la faccio pubblico il video proprio nella giornata in cui il gioco è uscito. E banalmente è il nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter, che però è incentrato al 100% sul Quidditch. Che cos'è? Per chi non lo sapesse, è nel mondo di Harry Potter quello sport che si fa in cima a una scopa volante in cui bisogna tirare le palle negli anelli degli avversari. Spiegazione grezza e feroce, però in effetti questo è. Quindi è il gioco, diciamo, uno sportivo fantasy, se ho ben capito. E tra parentesi, è nel PlayStation Plus, mi pare extra, non vorrei dire una cazzata, forse anche nell'Essential. Comunque andate a controllare, perché potreste averlo se avete l'abbonamento PS Plus. Comunque, ora, la prima cosa che è apparsa è ovviamente il trailer cinematic introduttivo, e ora dobbiamo creare il nostro personaggio. Io direi, allora, preset, teniamo qualcosa tipo questo. Se no posso fare tutta quanta la corporatura. Allora, ci sono effettivamente delle diverse cose che... vediamo un po' com'è l'editor, va. Cerco di scegliere velocemente, ragazzi, che così non perdiamo troppo tempo. Però... ok, cerco di fare più o meno me. Anche se di solito c'è il problema dei capelli. Ecco, esatto. E c'è anche il problema, no, non solo del colore dei capelli, ma anche... pronomi per i dialoghi in uso, loro, lei, lui e... ah, grazie, ci sono i pronomi, ne sentivo mostruosamente il bisogno, ti ringrazio molto. Ok, no, non mi dispiace, bene, vabbè, dimenticavo che è il gioco di Harry Potter, quindi magari un po' di capelli lunghi effettivamente ci sono. Quasi mi piace più questo. D'accordo, nessuno, occhiali, occhialoni, no, nessuno. Equipaggiamento iniziale, divise da Quidditch, uniforme scolastico. Ah, ok, queste sono da sbloccare. Che figa che è questa. D'accordo. No, beh, teniamo questo, aspetta. Però variamo l'aspetto, ok, mi piace più questo. Direi che ci siamo, vai. Potrei personalizzare i personaggi almeno la mia squadra. Va bene, grazie mille, andiamo. Ogni leggenda del Quidditch nasce da qualche parte, e molte nel nostro giardino. Il giardino per noi è un grande campo da Quidditch, e il vento tra i rami una folla esultante. Non è la casa di Weasley quella? Immagina giocare al fianco dei tuoi eroi. Mi sa di sì. Coppa del giardino e la tana di Weasley. Ok, inizia a carriera Quidditch affinando il base e il volo su scopa. Ok, vediamo un po'. Questo è il nostro campo da Quidditch in giardino.
Prima di spiccare il volo, proviamo la scopa. Trova una posizione comoda sulla sella e controlla la presa. Ok, sterzare a destra e a sinistra. D'accordo, anche per... Oh, ok, per salire di quota, d'accordo. Bene, scendere in picchiata. E permutelle per volare all'indietro. Ok, questo è per andare avanti. Va bene, abbastanza... Su. La scopa dovrebbe riconoscere le tue intenzioni. Se non ti viene naturale, prova a cambiare qualcosa. Invertire la direzione del volo, d'accordo. Allora, proviamo a vedere... c'è la sensibilità del pad che la dovrei aggiustare un pochettino, però vabbè, adesso non fa niente. Cerchiamo di giocare lo stesso, va. Ok, ci siamo. Va bene, dalle impostazioni posso invece... va bene, dai, tutto sommato è comodo, è giusto la sensibilità che è un po' così. Grazie. Il campo da Quidditch è disseminato di minacce. Perfeziona le manovre elusive per non correre rischi. Puoi spingere la scopa alla massima velocità, ma l'accelerazione è solo momentanea. Prima o poi dovrai rallentare e recuperare. Ok, l'energia di accelerazione si rigenera automaticamente quando non viene usata. Ah, ok. È ora di passare a qualcosa di più avanzato. La derapata permette di volare in una direzione guardando in un'altra. Io la uso sempre quando mi preparo a tirare in porta. Derapare, R per mirare? Però, aspetta. Ah, ok, ok. Ok, ho capito. Vedo che te la cavi bene. Sicuramente meglio di Neville la prima volta che è salito su una scopa. Proviamo a vedere cosa sai fare con una rapida sfida. Ok, sì, la sensibilità la dovrei davvero aggiustare, maledizione. Sì, ne avevo mancato uno. Andiamo là. Grazie. Non c'è fretta di procedere oltre se non sei a tuo agio. Come ti senti su quella scopa? Eccellente. Va bene, va bene. Facciamo un ripassino di Quidditch, ti va? Non è poi così complicato quando hai capito come funzionano i vari ruoli. Ogni squadra schiera 3 cacciatori. Sono il cuore pulsante del Quidditch, a parer mio. Quella palla si chiama pluffa e lo scopo dei cacciatori è, beh, darle la caccia. Se l'altra squadra ha la pluffa, i nostri cacciatori devono recuperarla a ogni costo e spingerla verso le porte avversarie. Come la si ruba agli altri, giocando però? Giocando di squadra. Lanciare la pluffa attraverso una delle porte avversarie ci fa ottenere punti, avvicinandoci alla vittoria. Ok. Bene. Tasse rivale segna lanciando la palla denominata pluffa nelle porte avversarie. Ok. Come si prende, però? E quindi c'è uno sport veloce che obbliga a cambi di approccio repentini. A volte una nuova prospettiva è tutto ciò che serve. Mocciatore, poi mi va per scambiarti. Ah, ok. Ah, ok, devo guardarlo per scambiarlo. Ok. Muta R1 per puntare visuale sulla pluffa e su chi la controlla. Ok. Va bene. Per disattivare la visuale obiettivo. E quindi c'è innanzitutto un gioco di squadra. Un passaggio squadra. Al compagno quando con la pluffa. Quando ti trovi in una posizione favorevole, chiama il passaggio ai tuoi compagni. Ora che hai preso la pluffa, non dimenticare i tuoi compagni di squadra. Il talento individuale può fare la differenza, ma i grandi cacciatori sanno sempre no, ma quando che è il momento di passare. Ok, la si prende velocemente. Dove cavolo è il mio compagno? Sì, ma... Ma maledizione, perché non... Ok, scusa un secondo. Ok, passare la pluffa e il tirare. Il compito principale dei cacciatori è segnare punti per la squadra e guidarla alla vittoria. Non smettere mai di inseguire la pluffa. Se finisce in mano a un cacciatore avversario, risolvi il problema con un contrasto. Dove cavolo sta? Ok. Ah, però così facendo... Non ci sto provando a... Minchia, questo è complicato però.
Bene, sei grazie. Sei una meraviglia. Hai dimostrato di saper segnare a porta vuota, ma non sarà sempre contro il portiere. Così. Vediamo come te la cavi contro un portiere. Ok, ho fatto un gollazzo. Senza volerlo, ovviamente. Con i cacciatori ci siamo. Te la senti di giocare una partita di riscaldamento? Speravo proprio che lo dicessi. In questa partita ci saranno solo cacciatori. Ok. Quindi? Sì, partita... Recate al tuo prossimo cacciatore? No, ma cosa? Non me ne va proprio. Li devo personalizzare tutti? Ok, non me ne va. Però bello che ti dà questa possibilità. Siamo i gemelli Weasley e vi mostreremo i nostri trucchetti. Bentornati in campo. Mettetevi comodi, ma non abbassate la guardia. C'è anche la mamma di Weasley. Ok. Luffa in campo. Ok. Vai. Bam! Si deve aspettare la rigenerazione della pluffa. Ok. Vediamo un po'. Dov'è? Arriva il tiro! Ma non va a segno! Che la trovarla la cavolo... la pluffa va in gol. La cavolo di pluffa, trovarla è sempre una rottura di... Sapete cosa mi ricorda? Rocket League, sto gioco. E infatti non mi piace. Sono uno di quelli a cui non piace Rocket League. Ok. D'accordo, in effetti sarebbe il caso di passare. E passa. Può essere... E segna. Bam. Perfetto. Anche punteggio medaglia. Con assist, d'accordo. Ginny Weasley. Amore. Allora, di qua in mano, sì. Passaggio della pluffa. Ma la squadra dei Weasley intercetta. Aspetta, ma che sono? È quello... Nessuno tiene troppo la pluffa in questa squadra. Ha rubato la pluffa. Intercettato male male. Cerca il passaggio. Ehi ehi. Ok. Toglie l'occasione. Goal! Bam! Andato. L'ho fatta. Io l'ho lanciato, ho perso la palla all'ultimo, manco me ne ero accorto, come un fesso. Si chiude qui. Giusto in tempo. Gli ignomi sono tornati alla carica. È stata una partita emozionante. Emozionante, sì. Grazie. Ah, cacciatore, portiere, battitore, cercatore. Ah, ok. Sei un talento naturale. Non credevo che avremmo vinto la prima partita, ma è stato più che meritato. Grazie, assolutamente talento. Vuoi giocare la rivincita o preferisci imparare qualcosa di nuovo sul Quidditch? Bene, la lezione continua. Il portiere aggiunge profondità alle partite. Diamo un'occhiata. Oh, mio fratello Ron è la persona più indicata per parlarti di questo ruolo. Divertiti! Aridaie, vabbè. Andiamo direttamente così. Il Quidditch sarebbe uno schifo senza portieri davanti agli anelli. Una buona difesa può fare tutta la differenza del mondo. Il portiere ha un compito cruciale: impedire alla pluffa di attraversare le porte della propria squadra. Per essere bravi portieri serve una mente strategica per prevedere la traiettoria della pluffa e destrezza per fermarla. I migliori portieri sfruttano la loro posizione per guidare e ispirare i cacciatori. Può sembrare una responsabilità schiacciante, ma l'emozione di sventare un gol non ha paragoni. Ok. Difendere le tue porte, fidati ai calci, incrementa la velocità dei tuoi compagni. Ok, come funziona adesso? I cacciatori possono dare un contributo in difesa, ma i veri baluardi sono i portieri. Ok, i portieri devono muoversi in volo come colibrì, più che come ippogrifi. Prova.
Ok. Vado in avanti, per volare all'indietro. Vabbè, non devo andare troppo lontano dalla porta. Ok, vado in alto e in basso. D'accordo. La picchiata è un'abilità fondamentale per i portieri. Permette di muoversi rapidamente tra gli anelli della porta. Ok. Ok. Al centro, d'accordo. Per un portiere è essenziale seguire la pluffa in ogni momento. Quando serve, concentrati per non perderla mai di vista. Bene. In teoria, il compito dei portieri è semplice: evitare di subire gol. Ma è più facile a dirsi che a farsi. I cacciatori proveranno sempre a ingannarti, quindi tienili d'occhio e affina i riflessi. La squadra dipende dalla tua rapidità di pensiero e di volo. Ehi, sveglia, devi ancora aiutare la tua squadra. Da qui puoi vedere tutto quello che succede in campo. Sfodera le tue doti di comando e prova a guidare i compagni. Questa poi, ok, questo è più tattico di quanto immaginassi. Ora diamo uno sguardo agli schemi dal punto di vista dei cacciatori. Volare attraverso le aure incrementa la tua velocità e la tua energia. Ah, figa sta cosa. Ok. Ah no, però devo prima accelerare. Ok, figo però. È una tecnica fondamentale per i portieri. Usalo per deviare bolidi e pluffe o per dare una lezione agli altri giocatori e allontanarli. Ok, che sarebbe? Ah, me lo dovevo solo mostrare, ok. Che ne dici di provare? Para il prossimo tiro in porta respingendolo con un calcio. Vabbè, però ci vuole un timing perfetto. Tutto riguardo al portiere. Ti va di giocare una partita con una difesa vera e propria? Ok. Va bene, ragazzi, allora... Splendido. Va bene, proviamo. Keeper training. Siamo i gemelli Weasley. Ci aspetta una nuova ed emozionante partita di Quidditch. Non vedo... Va bene, grazie. Pluffa in campo! Coglie l'occasione e la pluffa vola in porta. Ok, e adesso quando sono agli altri teniamo il portiere, va. Perché il contrasto in seguire la palla mi rompe le balle tantissimo. Fa girare la pluffa. Ah, ok. Grande. Grande passaggio. Perfetto, ora direi... Ecco il tiro. No, l'ha beccato. Bella parata. Merda, ok. Riprendiamo il portiere che mi sta bene così. Ha rubato la pluffa. Grande, ok. Fissa gli occhi sul compagno e passa. Come direzione errata, mammeta. Il passaggio strepitoso. Ogni tanto vado di direzione errata proprio che è una bellezza. No, prova ad andare diretto in porta, va. Il cacciatore si prepara al tiro e... No, l'ho mancata. Mannaggia la sensibilità del pad. È un sacco schifo sta cosa. Cerca il passaggio. Wow, l'ho intercettata. Un intercetto. Passaggio strepitoso. Yes, andata. Grazie. No, sto meglio con il portiere quasi. La squadra di casa ruba il possesso. Sì, decisamente. Ecco il boccino. Il boccino. Il passaggio strepitoso. E tira. Ba bam! 3-0. Ok. Vabbè, 30.
a zero. O questo è il fischio finale, o mamma ha trovato il vermicolo in bagno. Ma come? Un saluto dalla vostra Ginny Weasley. Va bene, mo manca... Ah, il battitore e il cercatore. Battitore, che cavolo... Vabbè. Compense, pietre di luna e oro. Ok, immagino che ci sia una sorta di battle pass. È stata una grande partita. Attacco e difesa hanno pari importanza nel Quidditch. Grazie. Allora, passiamo alla prossima lezione o vuoi giocare la rivincita? Splendido! Passiamo ai ruoli che rendono il Quidditch uno sport unico al mondo, cominciando dai battitori. Il coraggio è un requisito essenziale. Fred non vedeva l'ora di spiegare questa parte. O era George? Questi proprio non lo so come li dovremmo... diciamo lui. Senza motivo, così. Ah, i battitori. O li odi o li ami. La discriminante è trovarsi dal lato sbagliato del bolide. Cosa sono i bolidi? Sono sfere di metallo veloci e aggressive, incantate per disarcionare i giocatori dalle scope. Lo scopo del battitore è respingere quelle minacce saettanti con una mazza verso gli avversari. Cosa c'è di meglio che vedere gli avversari coordinarsi per una giocata perfetta e rompergli le uova nel paniere? Ah, ok, sì, sono le due palle apposta, ok. Lancia sfere di metallo, denominate bolide, contasse di... Ah, minchia, di metallo sono le sfere. Mi vuole per sfondare il cranio a qualcuno. Per questo serve la migliore amica dei... E il primo compito dei battitori è aiutare i compagni disturbando gli avversari. E tutto ruota intorno ai bolidi. Lanciare il mio bolide verso cosa, però? Le derapate non sono esclusiva dei cacciatori. Anche i battitori le usano, con effetti devastanti. Il Quidditch è un gioco fisico. E ogni colpo può farti perdere l'equilibrio. Salute quando aver sortiti con bolli contatti calcio spinte, ok. Finirai per cadere dalla scopa. Ha subito danni e ha perso salute. Ok. Tutte si rigenerano automaticamente al tempo se il giocatore non subisce colpi. Figo. Quando non hai più assi nella manica, diventa tu il bolide e contrasta gli avversari. Di solito funziona. Bam! Mi ha dato una legnata? Sì, pare okay, di sì. Ok, mettiamo in pratica... Quindi gli posso lanciare parato. Una palla di metallo? Sono vittima designata con un bolide. Potrebbe avvertire un lieve dolore, ma non preoccuparti. Ha accettato volontariamente di obbedire all'ordine di stare lì. Minchia, ok. Ok, sbalziamo il bersaglio giù dalla scopa. Come l'ultima volta, lancia un bolide mentre è fuori equilibrio. Cerca solo di non fare male a nessuno. Non troppo, almeno. Spettacolare. Figo. Fred e George sarebbero fieri di te. Ora metti in pratica quello che hai imparato e sbalza gli avversari giù dalla scopa. No, ok, no, devi aspettare che carica la mirata, ok. Allora, il battitore è molto più divertente. Tipo che giocherò, penso per sempre, il portiere o il battitore. Ehi. Nah. Minchia, poveraccio. Minchia, tremenda sta cosa. Ok. Ora che sai in cosa consiste il ruolo del battitore, allora sì, vai, scusate, Saltiamo, andiamo diretti alla partita. Voglio vedere il cercatore. Il cercatore mi sa che è la cosa più noiosa del mondo. Non vedo l'ora. Ok. Fred e George. Ok, no, vai, gioco il battitore assolutamente. Arriva il tiro! Che parata! La pluffa cade nella tela di Ron il ragno! Ops, forse non è il giocatore a terra! Ah, fighissimo. No, mancato?
Cacchio. Ok. Ehi, vieni qua. Fissa gli occhi sul compagno e passa. Praticamente il mio compito è menare la gente. Bella parata. Passaggio della bluffa. Cerca il passaggio. E tira. Un tiro incredibile. Punto della squadra. Io mi sto divertendo con lui. Cercare gente e menarla. Va bene, perfetto. Aia, che male. La cosa è una figata. Ah, il bolide puoi anche tentare di riprenderlo proprio tu, mi sa. Potrebbe essere il gol. Già, purtroppo hanno fatto gol, vabbè. Mi sa tanto che è meglio che cambio e vado di... girare la pluffa. Uno spettacolo più raccapricciante di Percy che balla. Ecco, okay. Il tiro. Qualcuno ha visto dove è andato il boccino? No, anche perché non possiamo ancora. No, l'ha mancato, maledizione. Non si bolidia, sì. Potrebbe essere il tiro del pareggio. Da lì non può passare niente. Bene, ok. Adoro le squadre che fanno girare la pluffa. Sfreccia verso le porte e... riesce a parare. Cacchio. Quell'altro. No, ho preso quello sbagliato. Mannaggia. È la sua occasione per pareggiare. Miracolo degli ospiti. L'impatto con il bolide ha fatto cadere la pluffa. Posso prendere anch'io la... Ah no, la posso calciare però. La pluffa non la posso prendere. Solo i cacciatori la possono pluffa. Prendere. Merda. Ok. Vede un'occasione per segnare. Bella parata. Andiamo. Siamo al giro di boa. E può ancora succedere di tutto. Nessuno tiene troppo la pluffa in questa squadra. Ok. Il cacciatore si prepara al tiro e... Miracolo della squadra dei Weasley. A girare la pluffa. No, la passata. Il Quidditch è bastardo. Gioia e dolori. Questo gol porterà al pareggio. La pluffa è libera. Ok. No, mannaggia me. Oh, finalmente, grazie. Vabbè, no, alla fine è divertente. Però poi i giocatori tornano la in campo, si no? Chiude qui. Non li stai eliminando e basta. I gnomi sono tornati alla carica. Purtroppo. Ok. Un saluto dalla vostra Ginny Weasley. Grazie, sì. Gentilissimo. Stazioni, grazie. Va bene, nuovo livello. Vite e luna, oro. E non si sa. Va bene. Evitare bolidi in campo scatena fiumi di adrenalina. Com'è andata? Niente ossa rotte o scope spezzate, vero? Giochiamo un'altra partita prima di introdurre il Quindy. Siamo pronti a scoprire l'ultimo tassello nel mosaico del Quidditch. I cercatori e il boccino d'oro. Me la cavo nel ruolo, ma non sono stata io la più giovane cercatrice del secolo. Quindi passo la palla a Harry. Mi sembra giusto. Ah, il mio cercatore. Oh, mi piace lui. Come cercatore sta preciso. Il cercatore è il ruolo più famoso. Deve trovare e acciuffare lo sfuggente boccino d'oro per ottenere molti punti.
Non è facile, considerando che è grande quanto una noce. C'è un motivo se li chiamano cercatori. Ma oltre a una vista acuta, servono anche riflessi fulminei. Perché una volta trovato il boccino, bisogna anche inseguirlo e acciuffarlo prima degli avversari. Se riesci a tenerti accanto al boccino, ad anticiparmi i movimenti e a schivare uno o due bolidi, puoi afferrare la vittoria con le mani. Credo che questo sarà difficile. Va bene. L'obiettivo dei cercatori è il boccino d'oro. Disponibile solo quando incappo il boccino d'oro. Ah, un numero limitato di volte. È difficile da trovare e ancora più difficile da acciuffare, ma vale molti punti. Quando compari il boccino, arriva il mo... Di solito il primo passo è trovare il boccino, ma per ora concentriamoci sui fondamentali. Le sfide a nascondino possono aspettare. Il boccino è notoriamente difficile da scovare. Concentrati e non perderlo di vista. Non è facile inseguire il boccino, ma quegli anelli dorati aiutano a volare più veloce e più a lungo. Ecco, è questo che mi preoccupa, beccarli. I cercatori devono essere svelti e agili. Che è successo? Pronti a cambiare direzione all'istante. Nelle curve strette tornano utili le derapate. Ok, questa sì, in effetti. Questa volta starà a te trovare il boccino e in fretta. Ogni partita è una gara di velocità con i rivali. Cerca un bagliore dorato in campo e lasciati guidare dal suono del battito d'ali. Che cavolo sarà? Io non vedo un piffero. Non riesco a trovarlo. Forse è lì, ok. Eccolo. Così lo sto anticipando comunque, no? Ah, ok, è una questione di... Madonna mia! La sensibilità è lo sa... Guarda! No, scusa, datemi un secondo, raga. Ok, ragazzi, purtroppo ho una brutta notizia. La sensibilità non si può abbassare più di tanto, si può pure solo alzare. Quindi sono fottuto, come si dice. Bene, ma col pad proprio... Maledizione! Ci sei quasi! Resta in scia al boccino e non perderlo di vista! Quando sei pronto, prendilo! Beccato? L'ho preso? Ok, è così che funziona allora. E questo è tutto. Ora conosci ogni re... Ok. Prima partita vera, va bene. No, no, il cercatore non mi piace comunque. Siamo i gemelli Weasley. I vostri burloni e forse... giocatori di Quidditch. Forse però speriamo fai finire la partita prima. Speriamo della nostra ultima partita a Quidditch. Parla per te. Ah, c'è io anche... mi sono divertito un sacco. D'altronde... c'è anche il padre, tipo. Di no, o Jerry, vabbè, non lo so. Lupa in campo. Allora, allora, no, cambiamo in battitore. Arriva il tiro! Bella parata! Messaggio della bluffa. Ma c'è un intercetto! Sfreccia verso le porte e... para il tiro! Ok, bene. Dove sei tu? Grande passaggio. Cercatori in tribuna. La bam. Eliminazione. Bene. Toglie l'occasione. No, minchia. Ha fatto gol. Colpito Hermione. Viene intercettato.
girare la pluffa. È stata una caduta. Dai, ce la fate? Questo gol a segnare? Un tiro incredibile. Sì. La risposta è sì. Ah, cavolo, potevo fare il contrasto normale. Vabbè. Bam. Molly Weasel, povera Molly. Mi è arrivata una palla d'acciaio in testa. Cerca il passaggio. Aia, che passaggio stretto, un giocatore a terra. No, sì. Povera Molly, sì. Ok. La pluffa è libera in campo. Cavolo. No! Ok, la presa. Dai, dai, dai. Mettiamo il boli. Chi sarà il primo a trovare il boccino? Ma di cercatore, ok. Mi pareva di averlo visto. Goal! Cavolo. Fare così va. È la sua occasione per pareggiare. Miracolo degli ospiti. Devo inseguire per un bel po' purtroppo. A girare la pluffa. Mannaggia. Quanto vorrei avere il mouse in questo momento. Boccino è a un passo. Nervi saldi. Cavolo. È troppo veloce così. Quando gira da queste parti. Passaggio della fluffa. Ecco il tiro. Che parata! Ha acchiappato il boccino! No. È l'occasione giusta per festeggiare con i fuochi forsennati Weasley! Mannaggia! Ma sul serio? Siamo a metà di questa entusiasmante partita. Ok, va bene. E io... Prova il... E la fluffa va in gol! Lo faccio io perché quegli altri sembrano un po' ebeti. Posso dirlo? Attenzione pluffa, vai. Cavolo. Ha perso la pluffa. Sì. Passaggio, dai. Continuate a passare. Con un gol può portare in vantaggio la sua squadra. No, me l'ha fregata. Bel colpo, cacciatore. Mica tanto, ok. Gli ospiti rubano il possesso. Allora. Che sei passaggio, vai, 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 dai, mina. Dai. L'impatto con il bolide ha fatto cadere la pluffa. Dov'è? Cavolo, niente. Allora, sai che è? Oggi è un bagno di sangue. Può essere il tiro. E vola dritta. No! In gol. Cazzo! È stato troppo veloce. Mi sono tuffato, ma l'ho fatto in tempo. Merda. Ripartiamo con il battitore, va. Aia. Mi ha menato. Occhi aperti, okay. Cercatori. Il boccino è libero. Allora, dove sei il boccino? Ha lasciato cadere la pluffa. Ecco il boccino. Chi sarà il primo a catturarlo? Purtroppo non è il mio punto forte questo per niente. Ed è gol! No, ma come? Sì, continuate a passare. Guarda, sai che è? Si lancia all'inseguimento del boccino. Miracolo della squadra ospite. La
Date il massimo nell'ultimo minuto! Una chance per spezzare, sfrutta l'occasione e ok, è andata. Ma dai, perché no? Riduce la distanza dal buccino. Restano solo 30 secondi. La pluffa è bam. Libera. Ok. Dai, dai, che gliel'ho fregata. Rendetevi utili, maledizione. Il passaggio strepitoso. Il boccino in campo. Fissa gli occhi sul compagno e passa. Andato. Per 10 secondi. Vabbè, dai, abbiamo vinto, credo. Spero. La partita, yeah! Come la pazienza di nostra madre. Ok. È finita. Un saluto da Jimmy Weasley. A presto. Yeah, a posto. Abbiamo fatto tutto. Luna, oro, nuova personalizzazione. Ah, le scope, grande. Ah, ogni modello offre vantaggi diversi? Ah. Questo è vero Quidditch. Velocità, collaborazione, pericolo. È un concentrato di emozioni. Una vittoria roboante. Dubito che qualcuno se lo aspettasse. L'illustre Coppa del Giardino è tua con merito. Illustre Coppa del Giardino. Ok, sì. Abbiamo trovato alcune scope in giro. Ti interessano? Hanno solo bisogno di una spolverata. Ora non sembrano il massimo, ma sono certa che in futuro riuscirai a sbloccare il loro vero potenziale. Ok, allora vediamo, nuove scope ti aspettano, prestazioni, livello 1, questa più resistenza, agilità, questa è Legacy. Va bene, anteprima potenziamento. Ok, l'ho pure potenziato, benissimo. Punti abilità, abilità disponibile a livello carriera 6, ah ok. Quindi questo... Ah, vabbè, amici, ci sono tante cose da considerare. Allora, per giocare c'è la partita, questa è la carriera, livello prestigio 1, livello 4, prossima ricompensa i guanti, ok? Questa è la stagione, sfide e mercato dove si possono comprare... sì, il delle... Ovviamente tutte quante le skin, i personaggi anche. The Vault cos'è? Sidiric Diggory, ah va, Cho Chang, oh che bella lei, Draco Malfoy, Ginny Weasley, d'accordo, d'accordo, direi che ci sta. E allora, però carriera, ah no, c'è solo questa cosa qui, portiere, prestazioni, ah ognuno di questi deve essere personalizzato a parte. Ok, bisogna... Ah, ognuno di questi può avere una scopa con caratteristiche diverse, interessante. Va bene, va bene. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qua con l'episodio di oggi. Tanto è andare avanti con altre partite che mi interessa. Allora, non è tanto per me, però devo dire che è carino. È carino il gioco, è divertente, è ben fatto e quando erano solo i battitori stavo pensando, mio Dio che noia, e invece una volta, quando ero soltanto i cercatori, scusate, però una volta messi i battitori, il portiere e il cercatore, devo dire che è interessante. D'accordo ragazzi? Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, ok? Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione. Trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco e se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!